città di Napoli a Carlo Pedersoli, Bud Spencer, il segno di profonda gratitudine ed infinita ammirazione per la sua brillante carriera artistica, ricca di grande umanità, altissima professionalità e straordinaria passione per la magia del cinema. Napoli, 26 marzo 2015. Torna nella sua Napoli Bud Spencer, nome d'arte di Carlo Pedersoli, per ricevere la medaglia della città a coronamento di una lunga carriera, a consegnare il riconoscimento all'attore 85enne e il sindaco Luigi De Magistris in una sala giunta gremita di fan e cronisti. Napoli è la città in cui sono nato, ha detto l'artista in apertura del suo discorso, e la porterò sempre nel cuore più di ogni altra cosa. Napoli è Napoli, l'Italia non so sa che è, l'ho difesa, l'ho portata in tutto il mondo, ma sempre prima Napoli e poi l'Italia. Scherza sulla sua età, ma la voce commossa tradisce l'emozione, soprattutto quando ricorda gli anni da sportivo. Ex nuotatore e pallanuotista, partecipò a due Olimpiadi e fu il primo italiano a battere il record del minuto nei 100 metri stile libero. In seguito il successo del cinema nel ruolo di Piedone, reso celebre dalle simpatiche scazzottate dei suoi film, spesso girati in coppia con Terence Hill. Non c'è uomo o donna al mondo che quando vuole vendicarsi perché pure è destinata a sopportare determinate cose degli altri, si muove come me, allora loro si divertono e praticamente abbiamo creato un personaggio. Al termine della cerimonia, Bud Spencer, che era accompagnato dalla moglie e dai due figli, ha donato al sindaco De Magistris l'anteprima di un CD di 7 brani che ha composto e cantato in napoletano, italiano e francese. Un grande uomo, un grande attore, grande sportivo, poi musicista, napoletano, un uomo vero che ha attraversato la storia di tanti di noi. I suoi film con Terence Hill in particolare sono indimenticabili, una coppia che ha fatto la storia del cinema. Il primo film, l'ho ricordato prima in conferenza stampa, che ho visto nel 1974, avevo 7 anni, è stato un film di Bud Spencer. Oggi Napoli dà un riconoscimento importante a una persona che non ha mai dimenticato Napoli e, come ha detto lui poco fa, anzi ogni giorno ricorda Napoli nel mondo, ascolta di Napoli e perché ha ricevuto tanto da Napoli. Perché io credo che chi nasce a Napoli riceve talmente tante energie e tante emozioni che poi ne fanno un elemento portante di tutta la vita, quindi noi lo ringraziamo, del resto l'abbiamo accolto con un entusiasmo straordinario. Bud Spencer e Napoli sono un'unica cosa.